che si spinge l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre e secoli. Quanto venne Gesù, Tommaso non era con gli altri. I discepoli dissero: abbiamo visto il Signore, alleluia. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli. Benedite piogge e rocciate il Signore, benedite o venti tutti il Signore, benedite fuoco e calore il Signore, benedite freddo e caldo il Signore, benedite rugiada e prima il Signore, benedite gelo e freddo il Signore, benedite ghiacci e neve il Signore, benedite notti e giorni il Signore, benedite luce e tenebre il Signore, benedite folgori e nubi il Signore. Benedite sorgenti il Signore, benedite valli e fiumi il Signore, benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore, benedite uccelli tutti del mare il Signore, benedite animali tutti selvaggi e Israele, il Signore.
Benedetemi e umili di cuore il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaia il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Quando venne Gesù, Tommaso non era con gli altri, i discepoli gli dissero: abbiamo visto il Signore, alleluia. Yeah.
apostolo. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata, per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio, per mezzo dello Spirito. Popolo la conoscenza della salvezza.
nostro Padre, per mezzo degli Apostoli, ci ha fatti eredi del Regno dei Cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando. Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli. Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli Apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà la vita. Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola, preparata a noi dagli Apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio, che ci illumina e ci conforta. Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. E il tuo Tempio Santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito. Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza, affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe. Preghiamo il Padre con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Esulti la tua Chiesa, o Dio nostro Padre, nella festa dell'Apostolo Tommaso. Per la sua intercessione si accresca la nostra fede, perché credendo abbiamo la vita nel nome del Cristo, che fu da lui riconosciuto suo Signore e suo Dio. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, chi con noi cammini, abiti e speri, ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere e emergere a scapito degli altri, isolarsi per paura di cambiare. E ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che risiedono in ogni donna e in ogni uomo. Il tuo Spirito ci racconti il mondo desiderato dalla tua sede di fraternità e riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti a camminare con l'urgenza dei viaggiatori e la letizia dei pellegrini. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione, la potenza umile della mediazione, gli arsenali che si nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e tra le nazioni, si aprono alla guarigione della vita che il tuo Vangelo di pace vuole donare. Questo preghiamo per Cristo, con Cristo, in Cristo. Amen.